dove c'è polemica. No, volevo fare un Cruciani applauso a scena aperta sfavilla. A Nicola, ma non sarebbe una novità. No, puoi farlo, tanto volevo fare un applauso a scena aperta, perché pensate a immaginare se quella telefonata fosse stata fatta da una persona del mondo culturale o politico, diciamo, per semplificare, di centrodestra, non so, un Feltri, un Belpietro, un Porro, o un politico di centrodestra, a un giornale, a un cronista di un giornale, diciamo, no, progressivo, al Fatto, a un cronista difensiva. Del tuo giornale, che spesso è in prima linea, appunto, è in prima linea. Se ci fosse stata quella telefonata a un cronista del tuo giornale, a Luca Telese o qualcun altro, sarebbe successo l'inferno. Per una settimana avremmo sentito il presidente della, non so manco come si chiama, dell'associazione stampa Pippo Pallo, certo, l'ordine dei giornalisti mobilitato in forze. Ma quindi sei proprio in difficoltà stasera. Perché in difficoltà? Io ti sto dicendo che il dito l'amico e non dei pedofili. Dalla luna. Allora, un conto è chiedere di chiudere una serie e dire che è pericoloso. Un conto è dire, uno, vi rendete conto, lo sapete che cosa va in onda su Rai Ma 4 il titolo a quell'ora? Della porno Rai. Il titolo del tuo pezzo di prima pagina era: attenzione, c'è la porno Rai, mamme, togliete i bambini. Allora, posto che la questione... Vabbè, ma stiamo discutendo di questo, devi sempre sfuggire dalle altre parti. I cruzi, vive sulla luna. Non fare la mezza pippa, dai. Tu dici che la Rai, servizio pubblico, è libero di mandare quello che vuole alle 20:30 e il nostro amico Francesco non è libero di scrivere su un giornale privato quello che vuole. No, detto, non cioè è libero, sarà no, ben più libero lui trappola, di dire cioè che di fa usare, schifo questo programma di quanto... Scusami, Non è libero di registrare una conversazione privata e di usarla per screditare una cosa. Questo è un tema su cui dobbiamo parlare. Una conversazione tu privata. Parlando, l'hai usata mediaticamente. L'inviato di un giornale che ha pubblicato un articolo di una pagina, mi sembra ci fosse anche il richiamo in prima pagina della giornalista Sandra Murri, che aveva orecchiato anni prima una conversazione in un bar di alcune persone, lei ha riportato nell'articolo la conversazione privata. Cioè noi siamo no, non è parliamo no, d'altro, sai Luca, perché? Scusami. Perché tu hai una posizione ipocrita. No, cioè, e ti la spiego tua posizione è ipocrita il che tema vuoi di santa ipocrisia. Hai una morale molto più evoluta di quella che hai messo in pagina sul tuo giornale, che poi è il difetto di alcuni giornali di destra, che mettono qualunque mutanda, però poi si vergognano e fanno la crociata a bacchettona. Tu non hai usato la tua scrittura per dire che c'era un manifesto propagandista dei valori zapateristi e invece una serie per adolescenti allora che racconta gli adolescenti come scriverlo. Sono. No, non racconta gli adolescenti io come sono. Io voglio rischiare una cosa. Tu manderesti tuo figlio... va mandata nelle scuole. No, questo perché... è un paese che è stato condannato per omofobia e la tua presenza e il tuo tipo di attività dimostrano che questa doppia morale è ciò che Luca, porta... Luca, allora... Non è all'anno, facciamolo parlare. Mi chiedo se manderesti tuo figlio in quella scuola dove ci sono insegnanti di 30 anni che fanno sesso con i minorenni orrore, della scuola. Orrore il bacchettonismo. Ma se sei andato avanti... Ma potrà dire una cosa guarda, sui minorenni, no? Sul sesso con i minori avete scritto delle cose che sono irripetibili. No, però quando c'era Berlusconi, quando dovevate scrivere quando c'era Berlusconi, cosa. No? Ma ripeto, il tema, scusami, il tema abbiamo dico io adesso, cioè, ma io improvvisamente sto parlando da 10 minuti, ma non è riuscito a esprimere un concetto, te sei un fenomeno, perché è lo stile alemanno. Tutti hanno scritto senza averla vista. No? Che tutti hanno scritto e tutti hanno parlato senza averla vista di a destra e a sinistra e il Pro De Scanzi ha scritto un pezzo sbagliandone addirittura il titolo perché non l'ha mai vista, ma non stiamo parlando di quello, perché altrimenti avreste mandato le immagini della serie, invece avete mandato una telefonata di una persona che privata che non dovevi registrare, che non è una telefonata di un giornalista che si è presentato come tale. Scusa. Chi è? Ha un dirigente pubblico. Questo è un tema importante. Perché non sapeva che era registrata. Non sapeva, sai benissimo tu non sapeva che era registrata. Benissimo. Sai benissimo perché Freccero ha ribadito questo. Lo sai benissimo. Io ho registrato la telefonata perché Freccero ha telefonato in redazione insultando. Certo. E tu la registri e poi la pubblichi godendo anche del fatto che sarebbe stata pubblicata e poi ci avrebbero fatto la puntata. Insomma, questo è corretto. Invece spostando l'attenzione su quello che hai scritto che era di una debolezza allucinante. Lo sai benissimo. Era debole. Era così debole. Freccero ha sbagliato su questo. Ha sbagliato su questo. Perché, ti ha dato, perché esattamente ti ha dato questo appiglio. Dici sbagliato che su debole questo. Senza aver visto ha su questo. No, è molto, è anche possiamo, posso fare una domanda ad Andrea Scanzi? Posso fare una domanda ad Andrea Scanzi? Per favore, perché sennò ci incasiniamo tutti quanti. La domanda è la seguente, perché il punto fondamentale è la telefonata e non la trasmissione, perché non parliamo di quello. Secondo te, Freccero chiama te, è seccato per un pezzo che tu hai fatto. Prima di chiamare te, chiama la segreteria, quindi tu sai che è furibondo. Tu non registri la telefonata, cosa che invece ha fatto Borgonovo, e lui ti riempie di insulti. Quel
quella telefonata tu la sintetizzi e la metti sul giornale? No, no. Non la sintetizzo, la metto sul giornale perché mi è successo. No, lo chiedo perché voglio sapere sinceramente. Peraltro nella copertina dicevi che è successo anche a te di riceverle, è successo anche a me, perché facendo degli articoli pesanti spesso capita che ti telefoni in maniera brutale. Quindi non sto dicendo che Freccero ha ragione. Freccero ha detto delle cose minimamente condivisibili, non le condivido dall'inizio alla fine e da un punto di vista personale ha tutta la mia solidarietà a Borgonovo. Dopodiché non ha più la mia solidarietà eticamente, secondo me è riprovevole quello che ha fatto Libero nell'idea di pubblicarla. Anche se, sottolineo, Freccero ha sbagliato, perché il tema di fondo era criticare una serie che era una serie debole e si, tranquillamente lo si poteva contrabbattere nel sito di corso, cosa che invece non ha fatto Freccero. In questo modo Freccero ha fatto fare la parte a Borgonovo del martire, che è una cosa che a Libero piace da morire. Ma io non ho fatto nessuna parte del martire. I punti fondamentali erano due. Il primo è che tu, allora, Libero, non potete essere moralisti. Come moralisti siete credibili, come Giovanardi che fa la drag queen. Non siete credibili. Voi avete rinunciato a essere credibili nel momento in cui, per parlare di rapporti minorenni, avete rinunciato a scriverne perché era scomodo scriverne, perché sarebbe stato indelicato. Lo sai benissimo, lo sai benissimo. E al tempo stesso il tuo è un attacco pretestuoso per attaccare una persona che vi sta antipatica e una rete che probabilmente dà fastidio. Gli avete fatto una pubblicità straordinaria. Tu stai dando ragione a Freccero, che c'è il complotto, no? Per cui ci chiamano i cardinali. No, io sto dicendo che voi non mi mettere in bocca cose che non ho detto. No, ti sto dicendo che voi detestate Freccero e hai preso per testa una serie debole. Francesco Borgonovo, tu per attaccare Freccero. È l'unica Rai buona che c'è, è l'unica Rai da vedere, e lo sai benissimo perché ne parli bene l'articolo. Io detesto talmente tanto Freccero che guardo Rai 4, infatti mi sono accorto che c'è la serie. Con tutte le cose che dovevi scrivere, noti questa rete, questa serie spagnola adolescenziale, perché quella serie è offensiva. Ma di cosa è offensiva? Sono dei ragazzi che fanno sesso come tu, già sapete, e via, su, vai. Ma hanno ragazzi che fanno sesso. Nella vita si fa sesso, non è che non si fa, si fa. Allora, veramente, benissimo, allora te la guardi. Giuseppe Cruciani, metti un po' d'ordine perché sembra di stare alla zanzara qua. No, il problema è molto semplice, non capisco Scanzi di cosa parla quando dice che la telefonata, pubblicare quella telefonata è una porcheria. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè, di etica professionale. Cioè, ma quando mai sia per te aliena come cosa? No, ma non è aliena. Se io ti telefono perché mi hai attaccata la zanzara, ti telefono privatamente. Ma che c'è? Ma lì è un giornalista con un dirigente della Rai. Ma di che parliamo? No, stiamo parlando di un giornalista che attacca un dirigente. No, che privatamente, pubblicamente c'è un articolo scritto. Scusa, Andrea. Sì, ma la telefonata era privata. Ma quando mai le telefonate non sono mai private? Ma se tu, che sei un dirigente della Rai, chiama un giornale, parla con un giornalista, la telefonata non è privata, lo sai benissimo, e automaticamente è pubblica. Ma che discorso? No, ma non stai dicendo, non sto parlando di questo. Non è la stessa cosa, Andrea. Non è. Mi fate finire, Cruciani. Quella telefonata, quando un dirigente della Rai, un direttore di rete come Rai 4, chiama un giornalista su cui c'è stato, che ha scritto un articolo su di lui, quella telefonata, quella conversazione, in automatico diventa, a meno che tu non dica quello che ti sto per dire non deve essere pubblicato, cosa che Freccero non ha fatto. Quella telefonata lì diventa automaticamente utilizzabile in qualsiasi modo dal giornalista. Ma questo lo dici te, il tuo concetto, no? Di giornalismo. Ma non è il mio concetto, è il concetto normale. Cioè, ma scrivi in un giornale che pubblica qualsiasi cosa, ma di che parli? Dai, su. Posso mettere un po' d'ordine soltanto su. Dai, pubblicate giustamente. Ma giustamente pubblicate qualsiasi cosa. Quello che si può pubblicare. Ma anche quello si può pubblicare. Scanzi e Cruciani, mi fate dire una cosa, perché vorrei tagliare veramente la testa al toro su questo. Ragazzi, io ho avuto le mie telefonate personali solo perché intercettate da un magistrato in cui parlavo del mio direttore dicendo delle cose personali del mio direttore. Dove me le sono trovate pubblicate quelle telefonate? Sul sito del Fatto. Quindi adesso non ci prendiamo in giro. Purtroppo qua i siti di tutti i giornali, ognuno, diciamo, per il loro piccolo contenuto, queste cose le fanno. Quindi Scanzi, non ce l'ho con te, né ce l'ho con Borgonovo, però ha ragione Cruciani. Non ci parliamo sopra, vi prego, soltanto questo, no. Non me lo interrompete, Borgonovo, l'ho magari fatto io e basta. Magari se mi precisa basta. Quando è una domanda, quando è un monologo, io è poi un monologo, eventualmente gli rispondo. Monologo. Ecco, allora, intanto questa serie TV non parla di sesso in maniera pedagogica, come dice Freccero, e non si limita a parlare di sesso, lo fa vedere. Fa vedere delle cose, sì, appunto, meno male, che a me non sono piaciute. Che andava in onda in un orario subito dopo pranzo in cui i ragazzini sono davanti alla televisione perché vedono sulle altre reti i Simpson o qualunque altra cosa. Quello rispetto a quello che dicevi prima, c'è una differenza. E il Grande Fratello, scusami, lo possono vedere i ragazzini? Secondo me non dovrebbero. Secondo allora me non facciamo dovrebbero. Vedere ma il Grande Fratello, non avete messo il porno Grande Fratello. Perdonami, il Grande Fratello non va in onda su una rete pubblica.
va in onda su una rete privata, la allora sì che li cambi canale e non lo paghi, cioè, tu la vita in diretta ti va e non bene lo paghi invece. Tu la vita sì, in diretta ti va bene, certo, invece la pornografia del dolore, del sentimento ti va bene, è un'altra questione, con tutte le cose che ci sono in televisione tu vai a beccare una cosa minore che guardi solo te a Rai 4, cioè guardi l'unica Rai che giustifica il canone e attacchi una rete minore che è veramente minore, visto che sei così, scusami, c'è Breaking Bad, c'è tutto, sai benissimo cosa allora, per, scusami, vai a notare questa cosa che casualmente viene citata e viene legata a, allora, visto Freccero, che tu sei in difficoltà nel cosa parlare di Freccero e della telefonata che ha fatto, no, continui a parlare mai come lui, ma tu hai continuato fatto a parlare di una questione su Rai 4 di... non attacchi le persone che sono amiche tue, non attacchi Rai 1, non attacchi Rai 2, non attacchi media, se lo sai benissimo, sto dicendo quello che hai capito benissimo, state sfuggendo, fermi, no, state sfuggendo la discussione principale, che è quella secondo me, non perché l'abbia posta io per carità, dell'inizio, cioè dire, se quella telefonata l'avesse fatta qualsiasi altra persona, grazie, qualsiasi altra persona, voi non sareste qui a difendere quella persona, infatti parlano d'altro, ma l'avreste massacrata, l'avreste massacrata, l'avreste massacrata, no, non ho mai difeso, ma non ho mai difeso Cruciani, ma per favore, dai, ma chi, una telefonata del genere, io ho difeso telefonata se l'avesse fatta qualcuno l'avresti difesa, lo sai benissimo, perché l'avresti fatto, perché hai un pregiudizio, no, perché lo fai la zanzara, perché la zanzara difende l'indifendibile, attacchi quello che non andrebbe attaccato, lo sai, questo è nel tuo schema in cui le persone sono criticate, io vi faccio una domanda secca, non ho detto di essere il paladino della libertà, una domanda secca. Voi criticate, voi due, mi interessa se avete opinioni diverse, la lei per aver operato comunque una parziale censura su questa serie, l'ha spostata, l'ha cancellata, allora, la serie non è ancora stata spostata perché vabbè, è stato annunciato, quindi hai vinto la tua battaglia, allora, da braghettone, l'hai vinto, ma falla finita, e quindi nel merito, e qual è il problema? Il problema è questo o il ma fatto che lui abbia censurato la Cappella Sistina? Voi siete il paracarro della Luca, tu sei in malafede perché continui a dire che noi censuriamo e continui evitare, continua a evitare, Luca, di parlare di uno che ha detto, se noi abbiamo detto porno Rai, continua a evitare di parlare che uno, di uno che ha detto che il direttore generale della Rai è la serva dei pedofili, che il nostro censura, che l'Opus Dei è pedofilo, Luca, capito? Luca, però stai io vorrei dicendo veramente, noi, allora, intanto abbiamo capito una cosa, che 5 giornalisti in studio fanno un pollaio micidiale, non riusciamo bene a dire le cose. Anzi, secondo te c'è stata una forma di pressione? Questo è il punto, perché se tu mi dici no, non c'è stata forma di pressione da parte di Freccero, è chiusa la partita, no, è uno volgare, basta. No, 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 non difenderò mai questa telefonata. No, c'è, ma te lo chiedo ma certo che curiosamente. C'è stata una pressione, c'è stato un delirio, c'è stato un autogol di Freccero. Sì, ma il delirio lascialo, perché uno seccato è una telefonata. No, io la vedo più come bella sfogo che non, ecco, come pressione. Bravo, la vedo più questo è il punto, la perché se è pressione è grave, no, se è lo sfogo, no, la vedo, è relativamente. La vedo come sfogo di una persona. Borgonovo, c'è stata una pressione, perché il punto vero è questo. Secondo voi il direttore, il non direttore, perché quello è grave per il nostro mestiere, se non ti esce un pezzo sul giornale. Intanto Freccero ha telefonato parlando con la segretaria del direttore, dicendo io vi rovino, siete dei fascisti di merda, mi vendico col direttore, gliela faccio pagare al direttore, in continuo. Questa mi sembra pressione. Mi sembra anche interessante, no? Mille volte hanno detto il fatto, in parte avevano anche ragione, che quando pubblicavano le intercettazioni di Berlusconi veniva fuori uno spaccato dell'Italia. Questa telefonata è uno spaccato dell'Italia, il ritratto di un dirigente pubblico. Ecco quali, cosa sono e cosa dicono. È uno che ha chiamato insultando, utilizzando quelle parole, dicendo delle cose nei confronti del direttore generale e degli altri. E non c'è stato un giornale, un grande giornale, che il giorno dopo abbia parlato di questo giornale cosa con Feltri, il giorno dopo devo dire che ha fatto il giornale lo considero ancora un grande giornale. Il problema è la Rai, perché io immagino cosa è successo la mattina del pezzo, che nessuno ha visto, sapeva dell'esistenza di questa serie, nessuno aveva idea di chi l'avesse mandato in onda e di cosa parlasse, non ne hanno avuto neanche dopo perché non hanno continuato a parlarne. Il problema non è neanche la telefonata, è lo stato della Rai, e di cui questa telefonata, che puoi criticare finché vuoi, ma è indicativa. Fa vedere un mondo, fa vedere come lavorano e come, di cosa si parla e che toni usano. E secondo me è ancora più indicativo il fatto che nessuno abbia avuto niente da ridire sui toni che utilizza per parlare della lei. E verso di noi non c'è stato un comunicato se non dell'alternativa della Federazione della Stampa. Io sono d'accordo finalmente su una cosa con Borgonovo, che il problema è la Rai, solo che non è Rai 4 il problema è Rai 1, il problema è Rai 2, il problema è un servizio pubblico che non è tale. Mi fa sorridere che con tutte le cose obbrobriose che vanno in onda, il signor Borgonovo, in un afflato di censure e di bigottismo, abbia beccato una rete
meritoria e una trasmissione che è debole ma che non giustifica tutta questa credine. Freccero ha sbagliato, però Rai 4 secondo me è l'unico motivo o uno dei pochi motivi per pagare il canone, quindi spero che vada avanti. Nessuno vuole chiuderle, nessuno vuole le dimissioni di Freccero. Mai creato domani sera, domani sera.